è uno che ci sa fare. Allora, l'ultima volta che hanno giocato, non so se era l'ultima, ma l'ultima che ho cazzato io, Umba ha prevalso sull'Incineroar di Phil. Sì. Anche se è stato un 2-1, se non erro. Vediamo quindi. Onestamente. Perché la stavo castando io e Flebo, mi sa. Ma non era stata quella dell'Omistock, oppure sì? Non saprei. Quella in cui non si era ucciso Filzatore. Ah, sì, 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 è vero, è stata quella. Ah, sì, ricordiamo un attimo l'onore di Filzatore come ditto player che si è ucciso quando ha visto che Umba aveva sbagliato un input. Esatto. Lui si è buttato una stock per giocare per bene. Però è vero anche che Umba in realtà è molto cattivo in questi casi. E infatti si vede, anche se Phil adesso sta prendendo vantaggio. Ha caricato. Non è bastato, invece ci pensa Phil. Che Phil sta l'Ariat, non la becca mai. No, vabbè, ma c'è stato. È effettivamente difficile, specialmente se giochi online fino a poco tempo prima, riadattarsi al tempo. Non è affatto facile. È vero, infatti Umba non gioca online, me l'ha detto. Ariat preferirei morire. Cancellarlo proprio l'online, esatto. Perché veramente fa, in alcuni casi fa più danni che altro. Sì. Me ne sono accorto. Ma ottimo il bravo Phil. Bravo Phil. Per determinate tempistiche, sì, secondo me può rovinare l'esperienza. Cioè, inizia a non capire. Cioè, magari lo spacing puoi allenarlo, eccetera. Se c'è una mossa, però, da timare in quel modo, è forse deleterio. Effettivamente. Allora, c'è un attimo, e questa potrebbe essere. È lei, è lei. E allora, è il ritorno alla parità. Infatti. Stavo per chiedere il matchup, ma ora che ci penso. No, ma sai cos'è? Effettivamente c'è una cosa da dire. Dicevamo anche con Umba, perché Umba lo sa bene. Giocare un personaggio non vuol dire saperci giocare contro. No, quello è vero. Ed è una cosa che Umba sente e me l'ha ripetuto anche più spesso. Perché lui non fa pratica con il matchup contro il suo stesso personaggio. Sì. Quindi effettivamente ci si trova anche in alcuni casi in difficoltà. Non so come se lo giochi Filzatore. Infatti lo vedremo. Non saprei. In realtà Filzatori, devo dire che, come dico ogni volta che casto un suo incontro, i ragazzi, mi succede sempre. Sì. Lui ha un playstyle molto intuitivo, cioè che non si basa troppo sulla mera tecnica. Di conseguenza sa quello che deve sapere. Ottimo. Però poi se la gioca bene, quindi non è che va a giocare dicendo devo fare questo perché questo. Vede quello soltanto, che succede. Questo fa male, glielo tiro in faccia. È anche giusto. Ah, poi c'è da dire che Fizzatore è molto bravo col juggling, specialmente con Incineroar. Scannella una grab. E qui potrebbe essere quella decisiva. Sì. Se l'hai lasciata sfuggire. Assolutamente. E l'ha pagata. Diciamo del juggling, forse lo vediamo adesso. Ottimo, da aspettare l'opzione per. Ed è bastato! Ok, che incredibile! Ottimo, bravissimo! Ottimo, averlo lanciato proprio da. Era tutta una del tattica, mondo. Sì. Tra l'altro, da fare il giro e tornare in campo. Questo è quello che è successo. No, certo che sì. E. No, è molto bravo a giugglare con la pair, che è un'ottima opzione assolutamente, ma Filzatore se la cava molto bene. E tutto da vedere, perché attualmente stanno di nuovo quasi even, assolutamente c'è un attimo vantaggio per Phil, ma siamo solo al primo game di un set al meglio di 3. È vero. E ragazzi, se devono essere così game, cioè, sinceramente è un po'. Non saprei come descriverlo. Allora, entrambi i tizi li vedete in webcam. Sono, penso, i più tranquilli della cosa. Cioè, Umba è sportivo, Phil professionista. Lui gioca, ottimo qui a mesciare per liberarsi. Phil addirittura, secondo me, si droga prima delle partite. C'è questo segreto, dici, metti sì. Fuori. Potrei farlo anch'io, dovrei iniziare anch'io. Magari funziona. E questo ottimo. No, ok. Sembrava non avesse ucciso per un attimo. Però in realtà una piedata in quel modo. Bravissima. Mamma mia, uccide. Ecco. Bravissima a coprire l'opzione di get up. Si è beccato questa bel calcio sui denti. Sì. Fa proprio bene. No, assolutamente. Infatti, lo vedremo sdentato. Te posso chiedere una cosa? Sì. Puoi dirla anche a loro. Sì, no, infatti. Che ne pensi, anzi, che ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Di questo effetto tipo ultra saturazione nel momento in cui il personaggio vince e si vede la scenetta, no? Tipo, primo classificato e c'è quel frame immobile tipo saturato al massimo. Ed è un fastidio intenso. Ha vinto Umba, sì. Veramente brutto, secondo me, come effetto. Ma sai che il fatto è che dispiace anche che. Cioè, capiti non sempre quando. Non capita. Allora, capita e non è detto che sei morto, ok? Ah, no. Stupido, però, non riesco a parlare. No, sì, capisco quello che mi dà fastidio. Però cosa. Io non intendevo quella. Quella è figa. Io intendo proprio. Mamma mia, lo scudo. Io intendevo quando però il personaggio vince e si vede la classifica finale. Sì. C'è un momento in cui okay. C'è lo stop motion okay, e okay. Si vede che è.
c'è tutto quel coso super saturato. Okay, okay. Secondo me è brutto da morire graficamente, ma vabbè, scusa Sakurai. Se... Comunque adesso inizia il jungle, vediamo se riuscirà a mantenere questo stage control. È dura, ma contro uno che riscende così secondo me è molto dura. Tiene di centra di testa, no? Che è molto... Bravo Phil. Diciamo vediamo l'edge guard. Phil questa forse B per poco. Phil questa B la sa usare bene. Umba sì. Forse non, cioè non è che non ne abusa, ma proprio non la usa. Però usa la B su e anche bene. È vero, questa è una cosa che fa più Phil che Umba. Forse la B non tra la sì, sì. Sui punish. Infatti funziona molto bene. Ottimo qui Phil. Si aspettava la B. Buona col counter. E vediamo se riuscirà a mettere. Eccolo. Sì, 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 sì. Quello sì. Che cercava. Riesce. Mamma mia, comunque sono completamente pari, Non saprei dire, forse mi sembra che Umba abbia un attimo più controllo, tipo un attimo più di read. Però non è abbastanza controllo. Però guarda, guarda attualmente Fizzore si sta aspettando tutte le opzioni di recupero di Umba. È anche, diciamo che questo è anche un gioco che il jungle premia il cambiare playstyle. Chiaramente. Cioè non possiamo dirlo di quasi nessun picchiaduro. Che uno dice ok, adesso prendo e gioco in maniera diversa, perché non puoi cambiare così tanto il playstyle. Invece in questi casi uno dice vabbè, non uso mai lo scudo, uso sempre lo scudo, cioè, cambia Smash tanto. Molto particolare, sì. Molto particolare come gioco, poi c'è questa componente di platform game che va masterata. E forse vediamo se riuscirà a coprire l'opzione di ok, ottimo. L'ha preso però, mi è sembrato col tutto, però ha tradeato. E basta. Entra. Perché quelli di Umba sono più forti, Lariat. Mi dà proprio questa idea. Ma cosa? Cavolo, non penso che sia aspettato a lui. Non vuole lasciarci, non vuole proprio lasciarci. Di disturbo dietro alla webcam. E poi diremo ai giocatori. Di togliersi dalle balle. Sì, sì, magari. Sì, intanto l'area da prevedere la stream sarebbe quella ufficiale. Sembra che Filzatori sia in una stringa positiva di danno. Sì, okay, sì, niente, però, niente. Però basta poco. Basta veramente poco. Basta un buon gioco da parte di Umba per portarsi a casa questo game e questo set. Sì. Questa voce sexy da cosa è venuta fuori? È il calcio che prima aveva tirato Umba e lo rispedisce. Pensatori, signore, indietro. È stato veramente bravo. Gliela ritirata in faccia. La proprio punisce quello che aveva fatto prima. Molto, molto bravo. Incredibile. Ultimo game, ragazzi, da questi due giocatori. Ricordiamo, chi perde ha perso. Ah no, è in Bishop. Però non riesce a salire in top 8. Questo è già, questo è un match che deciderà la top 8. Sì. Prepariamo intanto il ritorno. Oh no, ho distrutto il mio così. Accidenti. E vediamo questo ultimo game. Umba contro Filzatore. Mi spiace, avrei preferito dire se Filzatore avesse deciso di va bene, dai, pianta piragna. Per l'ultimo cavolo! Per quest'ultimo game, ragazzi, giocherò un personaggio nuovo. Pianta piragna. Geniale. Ma quando esce il Joker a proposito? Lo stiamo aspettando un po' tutti. Non l'hanno annunciato. Hanno detto soltanto entro fine aprile, però non sappiamo. Ok, non si sa bene preciso. Quando. Ho visto la pubblicità su un video di YouTube, quindi questo mi ha messo molto hype, però non lo sappiamo. Allora, vediamo questo scontro. Entriamo. Allora, Umba, come sempre, perché in realtà parte sempre in vantaggio. È vero? Parte in vantaggio. Vediamo. È vero. Attualmente è successo già nei game precedenti, ha sempre preso questo vantaggio iniziale, poi eventualmente recuperato Umba da Filzatori. Ma Umba devo dire che gioca sempre parecchio bene, cioè ha un tipo di playstyle che secondo me tilta i giocatori. Perché il fatto che riesca a beccarti, questo mamma uccide mia, con un ottimo fair. Cioè, il fatto che riesca, dicevo, a beccarti con questa facilità, un po' ti fa girare le palle, secondo me. Cioè, è un po' tipo, ma come fa? Certo. Perché? Però guarda adesso come sta, è Umba attualmente è sentato nella testa di Phil, come sta aspettando tutte le opzioni, come si sta adattando al match. Sì, è vero. Ma ha iniziato anche a giocare con questi salti, a volte fa uno short hop, a volte fa il salto normale. Perché effettivamente, che ne sai, come rientro? Se metti una piedata sono morto. Già, è molto concentrato in questo momento Umba. Anzi, sta addirittura 128% di Filzatori e 0% di Filzatori torna in vantaggio. In tempo 2 secondi. Mamma mia, gli ha tolto 2 vite. Vediamo adesso. Phil dovrà giocarsela molto bene. E in realtà diciamo che lo sta facendo. È solo che Umba gli ha proprio preso un attimo di momentum. Sì, no, c'è stato un attimo di... Cioè, Umba sta attualmente veramente portando avanti questo treno che sembra essere inarrestabile. Bisogna vedere se Phil riuscirà a chiudere la stock e recuperare la...
le stock di svantaggio. Eh sì, è dura, però per ora una funzione, un 46% che non è affatto poco con contro Incineroar, però Umba ci ha dimostrato che si riesce a fare delle combo veramente tanto fuori. Umba sa benissimo che la cavolo. Ma cosa? È successo cosa? Anche prima, purtroppo c'è stato un misinput e è finita in questo modo. Mamma purtroppo mia.